Chiama Rouen, capoluogo dell'Alta Normandia, città cara a Victor Hugo, ha conservato un eccezionale patrimonio. La cattedrale di Notre Dame, situata nel cuore della città e costruita in diversi secoli, testimonia tutta l'evoluzione dell'arte gotica. Le torri della facciata sono romaniche, gotiche, fiammeggianti in sommità. Del 1500 è l'importante torre della crociera con l'altissima e traforata guglia, rifatta in ghisa nel 1823, la più alta di Francia con i suoi 151 metri. Imponenza e leggerezza convivono nell'interno a tre navate con ampio transetto ed un alto tiburio ornato di bifora e coro. Nel transetto destro la cappella di San Giuseppe presenta vetrate rinascimentali ed un ecceomo in pietra del XIII secolo. Le altre vetrate, le più antiche della cattedrale, furono realizzate nel 1200 ed è presente la statua di Riccardo Corvileone, duca di Normandia. Il centro storico interamente pedonale è animato dalla maestosa sobrietà dei palazzi privati classici e da strade con case dalla tipica struttura a travi di legno detta a pan de bois. Siamo davanti al Palazzo del Parlamento, una delle opere più belle ed importanti dell'architettura della fine del Medioevo. La torre di Giovanna d'Arco, cilindrica e con un coronamento ligneo, è l'unico resto della fortezza voluta da Filippo Augusto, re di Francia, nel 1204. Deve il suo nome al fatto che nel 1430 vi fu rinchiusa Giovanna d'Arco. Una sequenza di case a graticcio fa da cornice alla chiesa di Saint-Maclou, considerata dagli storici un gioiello dell'arte gotica. Sotto il portico a cinque arcate si aprono tre portali lignei scolpiti nel 1500. Atmosfere medievali segnano anche grazie alle case del XV secolo la Rue du Grand Horloge, la cui volta è scolpita con figure rinascimentali. Il grande orologio, il cui meccanismo risale al 1390, è caratterizzato da figure allegoriche che rappresentano i giorni e le fasi lunari. La chiesa di Santa Giovanna d'Arco è stata edificata sul luogo del martirio della Santa. L'edificio estremamente moderno, con un tetto di scaglie d'ardesia o rame, è caratterizzato dalle ampie vetrate rinascimentali della preesistente chiesa di Saint Vincent, che illuminano l'interno da dietro l'altare. There is a drug that cures it all, black
Blas du Vieux Marquet riecheggiano i ricordi di una storia lontana. È qui infatti che nel 1431 fu arsa viva Giovanna d'Arco. Inoltre, case del XVI-XVII secolo, il più vecchio albergo di Francia ed architetture modernissime convivono in un'armonia di gran gusto.